Italia's Do It Better abbiamo Matteo Berrettini. Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene, grazie. Tutto bene, tutto bene. L'ultima volta che ti ho visto in campo eravamo a New York. Io ho visto gran parte del torneo, hai vinto tutte le partite, poi sono partito, sono tornato, anzi a casa, e sei uscito. Colpa tua. Se restavo avresti vinto per, se fossi restato, avresti vinto per merito mio. Esatto, io l'ho detto a Rafa, quando ci siamo stretti a mano, ho detto perché è partito Max Giusto. Capito, la prossima volta ricordati, piccolo versamento, esatto. Perché ho finito i soldi. Perché ah, sono, per quello. 70 euro, perché dormo nei peggiori bettole del South Bronx. Senti, benvenuto qui a Italians Do It Better. Preferisci fare più un'intervista o girare uno spot? Intervista. Perché li hai fatti sia degli spot. Sì, non sono andati granché, almeno dal mio punto di vista non sono andati granché. Cioè per fare 30 secondi di spot, raccontaci quanto ci vuole. Devi moltiplicare per 10. Sì, tutto il giorno. Esatto. Tutto il giorno. Quanti ne hai fatti? Non tantissimi, per fortuna mia e degli spettatori, però ho fatto molte più interviste e credo siano andate meglio. La cosa che mi fa più status symbol per te è che ci sono delle racchette in vendita e sul cartoncino del giocatore che la usa c'è la faccia tua, cioè, che vuol dire? Quella è stata una cosa bella, dai, una cosa bella perché sono cresciuto e mi arrivava la racchetta a casa, lo stesso modello che uso adesso. Sì. Con i vari giocatori, c'era Gasquet prima, c'erano altri giocatori e adesso ho preso il loro posto. Quindi Gasquet, bye bye. Ma io non ho detto. Con grande simpatia e con grande stima, Richard, tu sai la stima che abbiamo di te sicuramente. No, a proposito, da quanti anni è che non compri le racchette? Non credo. Adesso non vorrei dire una cosa, non credo di averla mai. Io personalmente non l'ho mai comprata a casa, mai comprata. C'era papà. Però credo il primo contratto. Ho fatto, avevo 11 anni. Beh, fai schifo, cioè è una cosa brutta. Cioè, non hai mai comprato. Cioè, quanto costa la racchetta tua se la vado a comprare? Oh, 200 qualcosa, credo. Credo, non so. Mi sa di più, sono sì, di più. Poi con la foto tua, dai, è il minimo. Sì. Io ho un po' invidia verso i tennisti professionisti. Cioè, tipo la macchina, la compri o te la regalano? Ho lo sponsor. C'è lo sponsor? Che modello c'hai? Cioè, marchi italiano o straniera? Straniera, buono. E il latte lo paghi o te lo regalano? Cioè, il latte, quello al bar, tipo... No, il latte non lo bevo, quindi... Non lo bevi, neanche bevi il latte? No, non compri bevo. Niente, il latte niente, non lo bevi? No, niente. Pane? C'è uno sponsor? Pane, no, per fuori no, il pane no. Senti, la cosa più figa proprio che ti hanno regalato gli sponsor, secondo te, che ti ha detto ammazza però? Ho viaggiato per la prima volta jet privato grazie alla Red Bull. Quella è stata una cosa bella, che non mi aspettavo. Nel futuro, insomma. Cioè, bello, insomma. Quest'anno è accaduto? Quest'anno. Col tuo team? Col mio team. E che facevano tutti che si finivano, si rubano le caramelle? Perché nei jet privati stanno le caramelle. Cioè, chi qui se lo le sai? Qui c'è stato, lo sai. Beh, ogni tanto per lavoro, tipo così. Cioè, quindi, cioè, Santo Padre si frega le caramelle. Esatto. Per esatto. Me il preparatore si frega le caramelle. No, il preparatore era un pochino più teso. Stava lì, diceva, sta aereo piccolo, così, era un po' teso. Mio Santo Padre dormiva, come al solito, e io mi rubavo le caramelle. Rubate tu. Chi è che non si perde mai una tua partita? Mio padre. Tuo padre? E spero il mio allenatore. E spero, beh, quello ne sono mio certo. Mio padre. Da tanto? Sì, da quando ho iniziato a giocare è stato lui il primo, loro, la mia famiglia in generale, a portarmi certo. Nei primi tornei under 8, under 10, under 12, al freddo, tu lo sai meglio di me, certo. Roma d'inverno è tosta, picchia, tosta. Umido così, e loro mi accompagnavano anche sacrificando un pochino il lavoro, quindi mi fa piacere poi quando possiamo andare in giro per il mondo adesso a portarli con te, certo, anche perché poi se invece rimane a Roma si vede le partite due e pure quelle di tuo fratello, esatto, no? Quindi poveraccio, cioè odia, cioè, 10 anni odia il tennis tuo padre, esatto. Che non lo potrà più vedere, esatto. Gli amici d'infanzia, dico, quelli ti seguono un po' o no? Sì, no, che non seguono. Sempre mi seguono, nemmo mi seguono. Fanno, in patria. Fanno cose diverse rispetto a me, nel senso, sì. Lavorano, studiano e quando possono mi seguono e allo stesso tempo mi fa piacere portarli con me o comunque durante il torneo di Roma in condizioni normali vengono sempre. A volte è difficile essere stimati dagli amici, no? Tipo, non so, io faccio... Che amici c'hai? No, perché faccio il programma in televisione e fanno, la televisione, no, guardo. Dico, adesso ho fatto un film, a me il cinema italiano non mi piace. Poi però, ma per i biglietti che stiamo a fare? Come stiamo a fare il cinema, fai il biglietto? Quelli però non sono amici veri, dai. Non sono amici veri. Gli amici veri sono sempre lì. Mi sa che non c'ho amici, ragazzi, è un disastro. Quando c'è la prima con i biglietti è durissima. Quest'anno, nonostante non è stato proprio il tuo anno fortunato, sei comunque rimasto nella top 10. Cioè, oh, se questi sono gli anni sfortunati. Sì, è stato un anno sfortunato un po' per tutti, no? Sì. Le condizioni di tutto, è stato anche lo stesso torneo di Roma è stato
bello, bello però allo stesso tempo molto molto strano. Quindi io ho avuto un anno un po' travagliato sia tra infortuni, virus, cose, però sì, alla fine ho chiuso top 10, quindi non credo di potermi lamentare più di tanto. Che dobbiamo fare? Se, quando questi sono gli anni sfortunati. Allora, tu sei romano, nato in che quartiere? Sono nato a Nuovo Salario. Nuovo Salario, è uno dei quartieri più belli di Roma, insomma, diciamo. Sì. Devo dire, ho avuto una bella infanzia. Bella infanzia, stai bene. Sono stato lì, ho passato molto tempo al circolo, sono cresciuto in un circolo di tennis. Alla Corte dei Conti. E è stata una delle mie fortune. Ho giocato non solo a tennis, facevo anche altri sport. Cioè papà e mamma ti buttavano lì la mattina, esatto, e te riprendevano la, esatto, sera, diciamo. Esatto, sdrumato e dormivo come un sasso perché stavo tutto il giorno a giocare. Gli amici dove li hai conosciuti, quelli frequentati di più, a scuola o al circolo? Un po' tutte e due, però devo dire che ho tenuto più i contatti con quelli di scuola. Con quelli di scuola? È stato più semplice. Senti, la comitiva ideale, mi dici due o tre soprannomi? Giuppo, c'è Gulis, Scova. E tu sei? Io dipende, Beretta, Berre, molto semplice, niente. Vabbè, di più facile, sì, più facile di... così. Si raccompagna la fidanzatina o l'amichetta a casa, aspettavi che entrasse nel portone o no? Sì. Bravo ragazzo. Cioè qualcuna può smentirci mentre ci ascolta, dicevo, di qualche anno fa. Questo lo lascio a loro. Lo lascio a te. Tra l'altro tu sei fidanzata adesso, no? Con una, esatto, collega, una tennista, Ayla, giusto? Sì. Pronunciato bene? Giusto. Dice Ayla, come ho detto, giusto, io. Normalmente nel circuito si esce, no? I ragazzi escono, tutto nei combine. Devo dire che anche grazie a te Sonego si è fidanzato, no? Perché so che una serata... Ma è vero che balla bene la salsa, Sonego? Lui dice così, no, devo dirgli sì, balla bene solo quello, però lo balla molto bene. Cioè, sì, è bravo, lo sente. Tutto così? Non lo diresti mai, però lo sento. Cioè lui mi ha detto che a Miami ha conquistato la sua fidanzata ballando, ma è vero? Sì, io ero... il locale era molto grande, però sì, però a un certo punto l'ho visti che stavano insieme e ero contento. Allora, circuito, no? Quando si è single, si esce tra ragazzi, poi la sera esci, cerchi di rilassarti, fare amicizia così. Quando si è in coppia, come sei tu? Cioè, ci sono i tennisti in coppia, quindi ci sono un altro gruppo, perché io vedo, quando ti fidanzi esci con gli amici fidanzati, quando sei libero esci con gli amici single. Nel circuito altre coppie fidanzate ci sono? Ci sono, ma non sono tantissime, però non siamo mai, diciamo, usciti insieme, come si dice, cene di coppia, cose così, non abbiamo mai fatte. In realtà sono poche le coppie, di fatto, non vi frequentate, invece coppie che invece non si sanno, secondo te ci sta qualcuna? Secondo me sì. Sì. Secondo cioè che tipo si rincontrano di nascosto ai tornei, sì, e fanno un po'... Quello sicuro. Sicuro, eh? Sì, questo in tutti gli ambienti. No, pare che tutto nasca nei tornei juniores, no? Lì si comincia a imparare. I combined sì, juniores, quando sei under 16. Quello l'università. È un po' l'università, e poi ti butti, sì, sul mondo del lavoro. Primo bacio a che età? Penso 11. Come 11? Sì. 11 anni. È presto? Prestissimo 11 anni. Non so, alle medie, quanti anni fai? Hai pure bussato, prima media proprio, cioè bussato sì, con la lingua pesante? Un pochino, sì. È un pochino, sì, bello, bello. Come si chiamava? Oddio. No, che brutta figura! No, arriva un attimo di tempo, pensiamoci. Ludovica era della tua età? Un anno più grande. Un anno più... Fatto questo. Chi rimorchiava di più ai tornei con juniores, se ti ricordi, quando andavate in giro? Io non di certo. Tu non di certo? Perché eri un po' tonto, un po' tozzo? No, ero un bimbo proprio, 17. Ho rivisto adesso delle foto, 17-18 anni, sembravo un 14enne. Quindi sì. Ma poi ero focalizzato su altre cose, più sul tennis, più... Non ero... Certo. Poi dopo un pochino si... Hai fatto anche raduni nazionali, quelli con la nostra nazionale, sei andato fuori. Sì. Chi ti accompagnava? Chi era il tecnico che ti accompagnava? Ho girato parecchio con Mosè Navarra. Come no? Con grande Mosè, che voglio salutare. Mosè è un grande. Sì, lo salutiamo. Lo salutiamo Mosè, che sempre vive e lotta con noi. Dicevo, ma sei mai scappato a Mosè di notte? Cioè, tipo, ragazzi, andiamo a dormire, tutti a dormire, dove andiamo presto? Te l'ho detto, abbiamo iniziato, bravo ragazzo, non ho mai fatto queste cose qua. Io vorrei che gli inquirenti indagassero, perché secondo me qui c'è una facciata pesantissima. Chi è che invece all'epoca un po'... Dai, mo è caduto in prescrizione. Chi era un po' più che scappava di quelli della tua generazione? Ma guarda, per fare serate e cose eravamo veramente... Serate, insomma, un po' più... No, è capitato che siamo usciti. Anzi, no, una volta sì, te lo devo dire, siamo usciti. Dove eravate? A Roland Garros, eravamo tutti terzo, però. Roland Garros Junior? Junior, dovevate tutti andare a dormire? Dovevamo andare a dormire, siamo andati a un posto, insomma. No, poi c'era una gag simpatica, perché... Non so se si può raccontare, però sì, insomma, sì, sì. C'era un ragazzo coreano che aveva 17 anni, nel locale si poteva entrare solo con 18 anni. A un certo punto l'ho visto nel locale, ho detto, ma come fai?
c'era il documento di un altro, però siccome si assomigliano tutti. Gli orientali sono più simili per noi occidentali, per loro no. Quella sera lì, insomma, abbiamo riso parecchio per questa cosa. E chi era l'Allegra Brigata? Era composta da Berrettini. Berrettini, c'era Filippo Baldi, che salutiamo. Come no? Poi c'erano altri ragazzi stranieri, c'era un ragazzo cipriota e poi... Beh, bello però, dopo un po' di libertà in un'altra città. Quando ci si fidanza con una ragazza madrelingua, no? Diversa da te, anche se tu parli bene, è... come si fa quando vuoi trasferire proprio tutte le tue sensazioni ed emozioni? A volte non è facile. È questo. A parte che adesso parlo bene, meglio inglese. Beh, certo. Grazie a lei, sì. Perché prima non ero così fluido, non ero così... E poi è difficile, alcune volte infatti dico, oh, parla italiano, perché io ho bisogno di gesticolare, quello che di certo. Tacci tu, cioè ho bisogno ci di, sta. Capito? E sta provando piano piano, però prima che sia... Tu vinci, lei perde, oppure lei perde, tu vinci. È okay. Dura, come ci si comporta? Magari sai, un primo turno, quando è una giornata importante, no? Poi c'è... com'è? È difficile, è diverso. Mi ricordo, allora, Iosome, parlavamo prima, sì. Giocavamo lo stesso giorno. Sì. E sai che Iosome gioca un giorno sì, un giorno no. Mi ricordo che giocavo la partita e guardavo nello schermo, passavano i risultati e dicevo, sta vincendo, dai. Quindi è strano. E invece lo scorso Australian Open abbiamo giocato giorni invertiti. Quindi, insomma, io la cercavo di aiutare la mattina, che ne so, magari cucinavo per lei, faceva la borsa e poi dopo, insomma, certo. ci aiutavamo un po'. Non era previsto che tu ti fidanzassi con una ragazza straniera, tipo così, no? Ma come ti è successo? Come ci hai sbattuto? Non so come dirti, eravamo tutte e due ovviamente single, sì. E ci vedevamo spesso, perché nel circuito ci vedevamo spesso. Le ho scritto un messaggio una volta, lei ha risposto, ci siamo visti. Poi dopo lei è un pochino scappata e io ho detto vabbè, quindi niente. Ah, guarda, vedere se non ti cercate, se lo cercate. Io ho detto vabbè, ti rispetto, prendi i tuoi spazi, poi un pochino è tornata, quindi ho detto vabbè, allora forse... E quindi poi piano piano. E adesso quanto tempo è? Adesso è... io considero Wimbledon 2019, quindi... più due anni? A Wimbledon, con calma. A Wimbledon saranno 2 anni, ancora 1 anno e mezzo. Cambiamo pagina. Ok, meglio. Quando... No, perché? No, però è bello perché diventi rosso, mi piace, quindi sei innamorato. No. Mi sento un po' Marta Flavio oggi. Il problema è che lei non lo capisce quello che stiamo dicendo, quindi, capito, bisogna fare un'intervista in inglese, io spiegherò che ho detto che ci tengo. Che insomma, sarò bello, mi piace, sei diventato rosso. Quando da piccolo, magari sono nei tornei open, roba varia, o al circolo, battevi quelli più grandi, no? Cioè, quanto rosicavano? Parecchio. Mi ricordo, sai, poi nei tornei open a Roma, sì. Guarda sto ragazzino, com'è che... E alla fine più mi piacevano così e più... Ti caricava? Sì, più mi piaceva questa cosa qua. E devo dire, abbiamo questo aneddoto che Vincenzo mi prende sempre in giro. Io sì. Non ho mai vinto un torneo open. È una cosa che... Infatti Vincenzo ogni tanto mi dice... Iscriviti perché non puoi non vincere. Però sì, diciamo che c'erano parecchie persone che... Si rosica sempre, rosico io ancora adesso, sì. Si rosica sempre, però poi quando è uno, vedi un pischelletto tutto secco che ti batte, come si dice a Roma. 12-13 anni. Esatto, è difficile digerire. C'era qualcuno al circolo proprio invece che diceva, oh, sta porca miseria, che andava in puzza, puzzone. Che lui andava in puzza? Sì. Oppure c'eri tu, c'era qualcuno che tu volevi battere a tutti i costi e ce la mettevi? Ce n'era. Beh, io fino a 14-15 anni con mio padre perdevo. Quindi c'era quella sfida con mio padre che giocava slice, veniva a rete, era scomodo. Un po' hostile giocava. Sì, un po' parecchio hostile. Vabbè, questa però... è quasi offensiva. Costo d'oro parecchio hostile, papà. Su mio padre si può dire tutto. Però sì, poi c'erano tanti. Però la cosa buona è che comunque giocavano appunto slice, molto così poco moderni. E certo. Quindi sono cresciuto giocando così e adesso non mi piace giocare pure noia. A me. Sì, mi piace. Infatti, dico la verità, su alcuni atteggiamenti in scala io mi ispiro molto al tuo gioco. Mi eh. piace molto. Domino di dritto, back di rovescio molto profondo, bravo, così tengo bravo. Lontano e poi col dritto invece cerco il vincere. Io pure quando faccio gli spot mi ispiro a te, però con risultati un po'. Questa cosa, no, ma devo dire che i risultati del tennis sono peggiori di quelli dei tuoi spot. Ah, okay, allora. Fidati. Bene. Tu sei nata a Roma, nuovo salario, noi romani ci abbiamo una caratteristica. Dopo 48 ore fuori da Roma, a volte anche meno, ci spariamo venditti piuttosto che car brave adesso per quelli più giovani, no? Perché esatto. Possa essere un riferimento simile.
Anche a te ti succede? Non ho questa cosa così di musica romana che mi manca, anche perché forse non tifo Roma, non sono, cioè, la mia famiglia è di Firenze, quindi sono attaccato un pochino anche... Tipo Fiorentina, quindi è un pochino diverso. Però se ti simpatizzi un po' per la Roma? No. No? No, no, purtroppo, anzi, se però devo dire... Però simpatizzerai in futuro per la Roma? Da ragazzino ti fa un po' più... Più dell'A? Ah, beh, nuovo salario, un po' Roma Nord, no? Roma Nord. Esatto. Dove ci stanno più bionde, no? Sai perché sono più bionde a Roma Nord rispetto a Roma Sud? Come in Europa? No, perché è più vicina alla Germania, quindi esatto. Insomma... Bravo, beh, sagace, eh? Certo. L'ultima carbonara buona quando è stata? Tanto tempo fa. Sì. Adesso devo per forza rimediare, perché non la so fare, io so fare la cacio e pepe, aglio e olio, me la cavo, carbonara non ho mai provato, quindi... Dopo l'insegno io a fare. Va bene, Mi fa sorridere, no? Perché quando devo giocare dall'altra parte del mondo, ogni tanto mi sembra di cogliere delle frasi, tipo so, South Italian Open, e mi sembra di cogliere delle frasi in romano quando vado a cogliere la pallina. Sicuro. Cioè, tipo... Tipo, ci sua. Ci sto pezzo. Offendi l'avversario un po', lo offendi? Ti carica o no? Non proprio diretto, cioè nel senso magari me lo dico a me, dico adesso bisogna battere sto pezzo di fango, certo, però non per cercare di infastidire lui, cioè, è più una non cosa fai per la me. Sfida muro. No, perché sono a volte uno, a me dà un po' fastidio così. No, io sono tranquillo, non cerco, metto zizzania come si suol dire. Certo, cioè, ti è meglio giocare col pubblico contro o senza pubblico? Pubblico contro. Ti carica poi il pubblico contro? Sì, molto di più che senza pubblico. Molto di più. Sì. È dura rimanere sempre a pace quando sei abituato a stare. Ormai tu sei abituato ai grandi scenari, agli slam, cioè turni importanti. Senza pubblico è più difficile da mordere. Sì, quest'anno è stata una delle motivazioni per cui facevo un pochino più di fatica. Insomma, vedere uno stadio così grande, spesso grande, vuoto. Mette un pochino di tristezza, no? Noi che, io che almeno che sono cresciuto al Foro Italico, dove la gente si arrampicava sulle statue per vedere le partite, insomma, mi faceva un po' di tristezza dentro. Per i ragazzi che ci guardano, tipo quando si gioca un torneo, qual è la cosa può togliere energie prima della gara? L'attesa da gestire, che a volte non è facile, il cellulare, starci troppo, tu come fai o che consiglio dai? È un po' imparare, secondo me, anche da se stessi, no? Perché magari c'è una persona che sta 6 ore al telefono e poi boom, pronto. O sì. Alcune persone dopo mezz'ora non capiscono più niente, quindi bisogna imparare un pochettino. Mi ricordo che c'era un periodo che il mio allenatore mi ha detto fai attenzione che un'ora e mezza prima del match stacca col telefono, così inizia a entrare nel meccanismo. L'attesa è una cosa con cui ho lavorato, perché sai, alcune volte capita, esce l'orario e giochi sesto match dalle 10. Quindi spesso potrebbe meglio, essere 6 come mezzanotte. Esatto, meglio scaldarsi la mattina, magari tornare in hotel, riposare un po' e poi torni più tardi al circolo. Sennò ti distruggi, sei esatto, già stanco. Esatto, poi stai come se tu avessi con le gambe, fai tutto il tempo così perché c'è l'adrenalina e sei lì, arrivi già stanco, entri in campo che sei distrutto. Quanto ti studiano gli avversari adesso rispetto a quando eri numero 50 o numero 100? Parecchio di più, parecchio di più. L'ho sentito in campo giocando le partite, vedo che mi hanno studiato, vedo che hanno iniziato a capire i miei schemi, come è giusto che sia, no? Nel senso che quando uno va più in alto poi dopo dice ok, adesso questo fa determinate cose bene, cerchiamo di mettere dei paletti, no? Per far sì che lui non le faccia e allo stesso tempo credo che all'inizio ero un pochino più giovane, avevo meno partite sulle spalle, quindi potevano studiare meno. Certo. Poi adesso si sono più filmati, più cose. Certo, è durissima perché adesso è ciccio, tu sei arrivato all'apice. Ti fa strano che tu sia proprio quello da battere? Cioè che quello da battere se ci pensi mai? No, infatti è una delle cose insomma strane di quest'anno, no? Nel senso che è cambiato tutto così rapidamente che... alcune volte non me ne sono neanche reso conto, perché io prima entravo in campo e dicevo adesso vinco questa partita. Certo. Un conto è entrare in campo così, un conto è entrare in campo oggi, tra virgolette, devo vincere, no? Quindi ci sono aspettative diverse, ma da me stesso. E anche da solo, certo. Però, alla fine. Tu lo studi l'avversario? Sì, devo dire, il mio team lo studia parecchio. Abbiamo anche uno specialista che con la federazione collabora, che si chiama Craig O'Shaughnessy, ci dà sì, una mano. Bravissimo. Esatto, però diciamo che io a livello, senza vantarmi, però a livello tattico vedo abbastanza. Vedo abbastanza quello che succede in campo e riconosco le situazioni. E faccio più attenzione magari ecco, all'atteggiamento, a altre cose, però un pizzico di tattica la mettiamo sempre.
stiamo scoprendo che non solo Nadal c'ha i tic, ce l'hanno un po' tutti. No? Tu che c'hai? C'era qualche tipo fisse proprio? Mi hanno detto, per esempio, il soffio sulla mano. Ah sì, quella tu. Pure sempre, io lo, sempre. Sai che dopo che ti ho visto lo faccio anch'io? No? E non c'ho 11 anni, ce n'ho 52, da un cretino. Però anch'io dopo che ti ho visto faccio... Eh sì, sempre. Che poi è una cosa che se ci penso, dico ma... Perché lo faccio? Però invece quando sono nel... Ti dà routine, mood, ti dà... Ci sono delle volte che mi sistemo il cappello. Sì. E in allenamento quando entro in quel mood, se non ho il cappello, lo faccio uguale, dico non c'ho il cappello. Quindi pensa come... Cioè, siamo... Per esempio, vado a giocare col... Perché ci giocava un giocatore francese, non mi ricordo più il nome, col cappello girato. Recentemente? No, Grosjean. Tipo 15 anni fa. Grosjean, bravissimo. E però quando servo, la visiera del cappello mi picchia sulla schiena qua. A te sì. Non ti tocca? Quando fai così? No, perché sono no, non lo so. No, forse non è abbastanza. C'è il collo più lungo, c'è il collo più lungo del mio. A casa con la fidanzata, guardate tennis, no? No. Manco morti. No, quasi mai. Quasi mai. Ecco, finali importanti. Mi ricordo che ho visto la finale di Parigi quest'anno di Roland Garros. Sì. Però devono essere partite veramente importanti. Ho scoperto che io non pensavo che un tennista possa avere gli hater come ce l'abbiamo noi dello spettacolo, no? Quando è che si scatenano? Quando perdi, tipo così? Beh sì, quando perdi è... Vabbè, ma che buono, cioè che tipo schifo un hater? Io non lo so. Peggio che ti hanno scritto? Tipo? Ti no, allora i peggiori credo siano i scommettitori. Sì. Perché lì insultano proprio la famiglia, le cose, come e se perché? L'avessi fatta apposta. Ah! Perché loro perché scommesso sulla partita e hanno perso. E hanno perso soldi e quindi poi si arrabbiano come me, io non lo faccio apposta, però certo. Per loro penso. Sì. Ma che te frega? Ma invece te scommetti i soldi, ma vattene a magnà, vattene a fare una pizza, fatte una vita, amico mio. I più belli secondo me sono quelli che magari nella vita fanno, non so, l'avvocato che sì. Ti dà consigli tecnici. Quella è la cosa migliore, secondo me sono i più belli quelli. Perché, però secondo me dovresti cioè, giocare. Secondo me qui devi lavorare un po' più su, che ne so, il dritto, piuttosto il lancio di palla. Però l'ultima volta che hai fatto tu la sentenza sono venuto io a dirti, secondo me l'articolo comma 4, cioè, si sta sfogando, c'ha ragione. No, no, fa ridere. Voi tennisti avete i mental coach, no? Tutti i mental coach. Quali sono gli insegnamenti principali del mental coach? Quelli che ritornano sempre, più o meno. Allora, io ho iniziato il mio lavoro come mental coach a 17 anni e la cosa principale non era... Ancora continua? Sì. Quindi non sei guarito, diciamo, no, cioè niente. No, anzi, peggiorato. Sempre lo stesso hai cambiato? Sempre lo stesso. Sono andato a picco, però ho detto, una volta che ci sto... Che ci sto, me lo godo. Grande Stefano, salutiamo, sarà contento. Però credo che lui, la cosa più importante e più bella che abbiamo fatto è essere felici anche fuori dal campo, no? Sì. Quindi non solo, penso che succeda anche per te nel mondo dello spettacolo, è una professione, è una cosa bellissima, però è importante avere affetti, è importante avere altre cose che finita la partita, finita l'allenamento, c'è qualcos'altro per cui vivere, no? Perdi dopo che ci hai avuto 3 match point, ti svegli la mattina, pronto mental coach, come stai? Cioè, tipo così? No. Anzi, tranquillo. Sparisco. Sparisci? Sparisco, sì. È lui che mi rincorre, dice, quando vuoi parliamo, io mi isolo un po', il match point lo accuso parecchio. Comunque era importantissimo mental coach, io penso che anch'io non riuscivo a vincere, no, è vera. Sono andato a mental coach e mi ha detto, sai perché perdi? Perché sei una pippa, quindi alla fine... Ti ho detto la verità, alcune volte serve anche quello. E infatti, però una sola seduta, perché c'è la mente nel tuo caso, non c'entra niente. Nella vita servono i mental coach? Partiamo da questo presupposto, devo spiegarla un pochino meglio. Vai, spiega lui, bene questa seria. Sì, lui è, lo considero quasi un amico, certo. Quindi vado a lui per qualsiasi cosa, quindi nella vita serve. Se ti senti di aprirti con una persona e chiedere consiglio e lavorare su determinate cose, non è detto che poi si arriverà all'obiettivo finale, però il fatto solo di lavorare secondo me è una cosa importante. Quindi, oddio, vado al mental coach, sono pazzo, non è assolutamente così. No. Però io credo che serve. Possa servire. Comunque a te è servito. E ce l'avevi il piano B o non ci hai mai pensato? Non ci ho mai pensato. Quando ero molto piccolo avevo i sogni, astronauta, il medico, insomma avevo delle cose, dicevo mi piacciono molto gli animali, avevo pensato... C'è stato un momento in cui io a 18-19 non ci si aspettava quello che ho fatto, quindi ero, ho detto vado al college, mi iscrivo all'università e mi sono detto... Le università americane, quelle che sì, dove puoi giocare e poi sì, oppure anche in Italia c'era un'università in cui potevo non frequentare e comunque giocare, però studiare quando ero ai tornei. E ho scommesso un po' su me stesso, nel senso mi sono detto ok Matteo, 2-3 anni datti, vai a manetta, come si suol dire, nel senso senza altre cose e vediamo come va. È andata bene e quindi in questo momento non ho altre cose. Scriverà una autobiografia prima o poi? Penso di sì.
Penso di sì. Cioè, ci hai pensato in qualche maniera, quindi? Sì, sì, proprio con il mio mental coach. Sì. È una cosa che lui scrive, tra l'altro, molto bene. Ha scritto un libro quest'anno. E ci stiamo tenendo delle cose, stiamo pensando che possa essere una cosa bella per noi stessi, per ovviamente per un piacere personale, ma anche per raccontare un po' quello che è successo, no? Circuito, chi è che ha lo staff più numeroso nel circuito? Io ho uno staff numeroso, però... Quanti siete? Sei al completo? La cosa è che ci sono più preparatori, cioè non sono mai tutti insieme, certo. Però si alternano. Però se vai allo slam e siete al completo, allo ragazzi, slam, qui ce al la completo, giochiamo. Siamo, spesso è successo, siamo 4. 4, 5, è tanto. Cioè, poi magari la famiglia, 5. L'anno certo. Scorso US Open c'eri, sì. In box eravamo 40. Sì, 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 il box è stato subappaltato. Tra l'altro, da un po' ci hanno messo i gerani, proprio la si hanno cominciato a redarselo il box. La gente non vedeva dietro perché erano tutti... No, però bello, però bello. Bello. Ti protegge avere tutta sta roba intorno, sì, cioè sì, ti senti a casa. Mi sento a casa, e però è anche questa è una cosa a cui ti devi abituare, perché un conto è viaggiare sempre con il tuo allenatore. E tutta la gente, preoccuparti della logistica. Esatto, no, l'inizio è solo tu e Vincenzo, diciamo, certo. Lui dorme con me, fa con me tutto un conto che ci sono 3-4 persone che arrivano da punti diversi del mondo, che devono arrivare lì, hotel, cose, visti, cose. Riesci a proteggerti da tutta questa roba o no? Sì, no, ovviamente ci sono le persone che mi aiutano, che se ne occupano, però è una responsabilità diversa, no? Un conto entrare in campo da solo, un conto entrare in campo ce ne sono 4-5, è diverso. Giochi a Roma è un casino, cioè rimanere concentrato non è facile. Va gestito e Vincenzo è stato molto bravo, insomma, nel tempo, perché mi ha sempre detto cerca di vivere il torneo meno possibile, di stare lì meno possibile, perché... come ti non capita ti a te a Roma, conosci tutti, cioè sì, quando sì, gioco sì, al centrale sì. Metà delle persone le conosco, quindi... Ma non solo, poi ti dico, difficile. Ma ti ricordi di me, hai capito chi so, e che le dici? C'è un pass che... Se, ah, sai, vabbè, a Roma il biglietto non lo farebbe nessuno, ma amici di Milano, amici di Palermo, cioè, non pensate che sia, è un modo di dire, è un modo di dire, però insomma, tu c'hai un fratello più piccolo, no? Ho parlato sempre, tu sei il fratello maggiore, non gli emenavi mai? Sincero. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Adesso mi sto pentendo, però da ragazzino, sai, era lì, litigavamo, pum, partiva. Partiva. Quanto sei più alto di tuo fratello? Adesso poco, infatti adesso devo stare attento. Sì. Però, sai, 2 anni e mezzo di differenza tra 10, 8, 12, 10 cambia parecchio, sì. Se le rischiate, eh? Se le rischiate, spesso ci siamo fatti. La cosa è che iniziamo per gioco, sai, la classica lotta sul legale. Poi uno si faceva un po' male. Uno dei due si faceva male, quindi a quel punto poi siamo, i genitori in mezzo. Chi è più rosicone? Bella lotta, però forse io. Forse tu. Anche perché se vuoi fare il tennista professionista, un po' rosicone devi essere, esatto. Cioè non ti piace mai perdere. Esatto, a qualsiasi cosa. Cioè noi, mi ricordo questa cosa, mio padre arrivava in campo, giocavamo alla PlayStation e giocavamo, no, insulti, cose, e facevamo, sembra che state giocando alla finale di Champions League. E per noi lo era, cioè era proprio, per noi era la cosa più importante. Ti batte mai l'allenamento? Sì, capita. Capita. Cambia qualcosa o... Cerco di tenerlo sempre sotto controllo, perché poi, no, come ho detto prima, non mi piace perdere, però credo che sia un buon segnale per lui anche, no? Che vuol dire che può... Che può sta crescendo. Sta giocando anche molto bene. Sì. Certo, adesso veramente poi fa piacere anche a tua mamma, cioè vi allenate anche insieme, vi scambiate consigli, anche le esperienze tue aiutano lui, no? Anche su come mettere su un team, su quali tornei fare, come prepararsi. Sì. Senti, ci siamo. Siamo arrivati, ragazzi. Eccola. Test di cattiveria. Hai mai rubato qualcosa? Sì. Cosa, lo ricordi? Da piccolo... Tipo? Che ne so, caramelle... Dopo hai fatto pure nell'aereo privato, l'hai rubato, quindi sì, è quello un massimo, no, per però te. Però sì, è capitato. Visto che è passato un sacco di giorni negli alberghi, mi hai portato via qualcosa? Sì. Tipo? Vabbè, il classico shampoo che sempre, no? Beh, quello shampoo, poi. Una volta mi è capitato... Televisore? Cioè, No. Perché non entrava in valigia? Perché non volevo... una volta è capitato, sai, un accappatoio di quelli... Era proprio bello. Sai, prima quando sei più giovane, vai in un hotel e dici bello, Poi dopo adesso... Era quello che un minuto fa aveva rubato solo le caramelle, ricordate. Allora, in allenamento mi hai rubato un punto? Sì, ho voglia, sì. Però solo con quelli con cui ho confidenza. Cioè, nel senso, quando entra lo cazzeggio, scherzo, diciamo, sì. Scherzo, se stiamo giocando seriamente, no. Cioè, non lo faccio apposta. Se sto giocando con mio fratello e ci stiamo un po' out,
Ma come ho visto fuori, campo mio, decido io. Senti, la tua fidanzata gli aveva rubato un punto. Col passamontagna dentro il campo. Lei a te? Per quello, io ho rubato perché prima è iniziato lei e quindi io dopo per reazione. Compagno d'allenamento in cui ti diverti di più a parte tuo fratello? Cioè proprio ci stai bene in campo, quasi, è quasi un relax, perché oltre a allenarti bene c'è proprio confidenza. Credo Lorenzo Sonego. Non ci alleniamo purtroppo spessissimo, lui vive a Torino. Sì. Nei tornei quando possiamo ci alleniamo, però quando ci alleniamo è sempre un bel allenamento. Sì, poi sì. Quello ride sempre, ci ha fatto caso, vince o perde ride sempre. Meno male, bravo lui, non è facile, è una cosa... È una buona cosa. Senti, mai rubato la ragazza di un amico? No. Mai? Mai. Non si fa? Non si fa. A volte ti sei trattenuto dal farro perché hai detto la donna del mio amico? No, non ci è mai capitato? Non ci arrivi proprio. Cioè, è vero, se tra noi uomini c'è questa regola un po', no? Sono cose che non si fanno. No, è là che riconosci i amici, no? Mi sembra giustissimo. Hai mai lasciato qualcuna con un messaggio? No. No? No, non ho avuto relazioni, tantissime relazioni, quelle importanti che ho avuto non le sono... Le affrontate. A scuola copiavi? Normalmente, adesso un'altra volta, copiavano un pochino da me, però è capitato. Pensate che scuola ha fatto questo. Esatto, è una roba assurda. No, no, però è capitato. Che tipo ti passavi? È capitato che passassi matematica, è capitato che passassi la versione di latino un pochino così, però non invece non che hai copiato tu che ti ricordi la volta che hai copiato? Matematica, nel senso, matematica. A un certo punto no, le funzioni, cosa, ho detto senti, qua, amico mio, vieni qua. Senti, hai mai fatto sega a scuola? Sì, due volte credo. E come, dove sei andato? Ma alla fine mi sono ritrovato e ho detto, ma che cosa ho fatto a fare? Ma io ando a scuola. No, inoltre ho fatto per quello sega, ho fatto due volte. Ma infatti, io ho fatto sega, non sapevo dove andare, ho fatto per non farmi scoprire da mio padre che menava. Ho fatto la metropolitana, linea A, ho fatto Ottaviana, Nagnina, Nagnina, Ottaviano, Ottaviana, Nagnina, Nagnina, Ottaviano e sono andato a casa. L'ultima volta che hai litigato con qualcuno? Litigare è difficile, nel senso che non ho mai, ecco, magari è capitato con Ayla forse, ma non... Vabbè, dico proprio con un terzo, cioè uno che ti ha proprio stufato, che volevi quasi mettere a posto, no. Che fai, ti giri neanche. E te ne vai se uno ti fa un torto? Sì, nel senso è più disprezzo, quindi poi uno se ne va. Non mi difilo. Sì, esatto. Signore e signori, che dire, il livello di cattiveria di Matteo Berrettini è... pari a zero, veramente il peggior test di cattiveria della mia... veramente sembra, che ne so, Alice nel paese della meraviglia. Ma infatti questo è quello che bisogna far vedere alle telecamere, no? Poi certo. dopo chiudi e poi ti racconto. Col mental coach, tutti questi anni di mental coach hanno portato a qualcosa. Una domanda seria te la devo fare, una sola. L'Italia ha 4 giocatori nella top 40 e dietro ce ne stanno altrettanti. Come mai secondo te? Credo che ci siano tante motivazioni. Una su tutte, che siamo tutti ragazzi seri, che veramente hanno tanta voglia di lavorare e che hanno investito tanto, soprattutto quando erano giovani. Un pochino è fortuna, nel senso che ci sono delle annate, no? Un pochino più positive, delle annate un pochino più negative, e credo che l'altra sia che ci siamo aiutati l'un l'altro. Cioè nel senso che quando Marco Cecchinato ha fatto l'exploit, anche noi più dietro volevamo fare, quindi credo che sia un pochino qualcosa che uno dietro l'altro, no? E poi non è, credo che sia un caso che anche tanti ragazzi che hanno lavorato con la federazione, che comunque sono stati aiutati dalla federazione, siano usciti. Faccio l'esempio mio e di Lorenzo Sonego, insomma è stato un supporto molto importante. Allora, 2021 c'è questa città nel nord Italia, come si chiama? Torino. Dove c'è questo torneo? Io non ti dico niente perché io sono proprio scaramantico, esatto. Quindi che dire, io l'augurio un gianduiotto che uno se lo va a mangiare lì, un bel gianduiotto insomma, mi farebbe molto molto piacere. Sì. Ci siamo, è Natale, che dire, ti faccio tanti auguri di buon Natale. Grazie. Ci salutiamo in romano visto che siamo lontani, così tra poco torniamo a casa. Bella per te, bella fratello. Ciao G, ci vediamo, ribeveremo. Alla prossima con Italia Street Better. Forte sto ragazzo.